ragazzi, zoom, zoom, Paolini e Paoline, buongiorno! Sono le 7 del mattino, raga. Tempo di andare in doccia e devo uscire. E tutto bene, allora, incomincio il mio fine settimana, è sabato mattina, appunto, sono sveglio dalle 6 e mezza, ho fatto la colazione, ho fatto tutte le cosine, tutto pronto per partire. Il piano è tutto nei piani. È tutto in regola, la sveglia ha suonato, mi sono svegliato, ho tutto preparato come vi dicevo, ho lasciato la casa tutta bella a posto, già ieri sera, ma lo sapete, quindi praticamente mancano 2 minuti alle 7 e mezza esco di casa, dove sarò a fare la doccia appunto. Ieri mi sono anche rasato i capelli, dato un colpottino alla barba, tutte queste cosine qua, così sono bello lucido, pulito, ho fatto la maschera di bellezza per le mie conquiste di Francoforte. E niente, se va a fare questa giornata un po' diversa, un po' fuori casa, un pochino un'altra città, insomma, che conosco, comunque ci sono già stato, ma siccome era molto comoda da raggiungere, è sempre bella, vi porto con me, raga, vi porto con me. Siete contente? Eh? Siete contenti? Andiamo a Frankfurt. È vero, potevo scegliere una città nuova, ma non per un giorno, insomma. Perché quando vado in una città nuova mi piace almeno fare 2 giorni. Perché non la scopri, non la vedi. Quindi un posto invece che già conosci, che ti piace, insomma. Vai a occhi chiusi, insomma, sai dove devi andare, ecco. Bene, detto tutto questo, io vado a fare la doccia e poi usciamo insieme. Il tempo dovrebbe essere, cioè vabbè, adesso ovviamente alle 7 del mattino guardo fuori per voi, è ancora buio. Ah, c'è un pochino di nebbia, molta umidità, raga. Dopo la pioggia di ieri sera c'è un'umidità pazzesca, c'è anche nebbiù, non si vede nulla, ovviamente. Ma l'importante è che oggi sia una bella giornata di sole, come super super preannunciato, quindi scappo. E stiamo insieme in questo weekend. Eccomi pronto, raga, docciato, profumato. Ho messo questa bella magliettina che è da tanto che non usavo. Tadà. Voi direte: ma come in inverno metti la magliettina? No, ma poi c'ho la giacchetta, giubbotto. Però sapete, quando vai a mangiare qualcosa, quando vai dentro i posti c'è sempre caldo, quindi anche sul treno, quindi la magliettina ci sta sempre. Io mi metto sempre il triplo strato. A meno che non ci sia il gelo, chissà cosa devi fare, allora maglione pesante, eccetera, eccetera. Comunque, mi sono messo questa maglia che mi sfila anche. E niente, sono le 7:20, ho ancora 10 minuti. Aspetto solo la chiamata di mamma che mi vuole sentire prima di. Adesso si stavano svegliando. Mi vuole sentire prima di andare via. Tutto a posto, raga. È bello uscire presto, ma non per andare a lavorare, per andare in vacanza. Che parolone, non è una vacanza, andare in giro, insomma. Bene, mi ricordo quando lavoravo in gelateria, un cavolo che c'erano i fine settimana liberi, o potevi fare queste cose, raga. Mamma mia, un'altra vita. 20 anni, bello, sì, però le cose cambiano poi. Meno male. A volte è meglio, a volte è in peggio. Grazie a Dio è andato tutto bene. Allora, non siamo qui per fare questi discorsi. Ieri, no, ieri, nello scorso vlog parlavo della perdita dei vlog di Francoforte che avevo fatto, ma adesso dicendovi questa cosa del cambiamento, mi ricordo che ho perso anche tutti i video in cui ho vissuto il cambiamento della mia vita con voi, mi sono sfogato, pianto con voi, quando ero andato via dalla gelateria, questi sono i discorsi delle 7 del mattino, Vedete un viaggio cosa può fare anche di una sola giornata. Stavo dicendo, ho perso tutto, quei cambiamenti, quei momenti, quelle emozioni che avevo registrato, parlato insieme a voi, dei cambiamenti, delle paure tantissime, dei pianti appunto, pianto con voi, insomma. Però sono dentro il mio cuore, ovviamente. Allora, sì, ancora qualche minuto, il pullman è puntuale, quindi l'ho preso. C'era anche alle 7, raga, ma ho detto, ma perché? C'è alle 7:40 l'altro bus. Arriva alle 8 più o meno, 8 e 5. Facciamo un ritardo, arriva alle 8:10, alle 8:30 il treno, quindi è lì, 200 metri, non c'è nessun problema. Bene, allora intanto devo anche controllare il treno se è tutto a posto, se non c'è ritardi, a volte questi treni a lunga percorrenza no, si accumulano ritardi, sapete, come tutto il mondo, però non è detto.
Poi se fosse sono 10 minuti. Adesso guardo e poi vi faccio vedere in passeggiata, vi dico se è puntuale anche il treno. Eccomi, ce l'abbiamo fatta. Vedete che c'è la nebbia, ma questo grigiore, raga, non so, è strano, i colori, l'umidità, la nebbia. Comunque fa un'atmosfera incredibile, è bellissima, lo stesso. Adesso vediamo Francoforte. Sì, l'ho vista. Sono stato a, beh, a dicembre, quando a Natale, che ve lo dico fa, era magica. Poi l'ho vista, ma era novembre, però novembre sì, ci sono anche questi colori, ma è ottobre che dà il meglio di sé. Quindi vedremo un po', anche lì c'è tanto verde, ci sono tanti parchi, quindi vedremo. Sorpresa, surprise. Ah, che bello, sapete quando siete liberi? Cioè veramente, come i titoli del film, 24 ore prima di... No, cioè, ho 48 ore di libertà, senza pensieri, guardare l'orologio, senza niente. A parte sì, l'orologio per i mezzi. Però, bene, ho guardato il treno, super puntuale, spaccherà, spacca il minuto. Perfetto, se lo è anche il pullman, sono le 7:31, siamo a posto. Ma lo è perché l'applicazione mi dà 7:40. Perfetto. Comunque c'è una tolleranza di 5-10 minuti per il pullman. Pensa che perdo il treno, insomma. Quindi se no mi toccava prendere quello delle 7, non c'avevo proprio voglia, non serviva. Allora, sì, ancora il tempo è quello che è. Sento sulla faccia la... non è pioggia. Tipo la nebbiolina, le goccioline, no? Dell'umidità. Bene. Anche ieri, passando in un'altra via, due cani che forse era questa casa, non lo so, che si sono agganciati alla staccionata e mi hanno assalito. Assalito, abbaiano perché difendono casa. Ok. Che silenzio, solo io sto parlando. A parte che è sabato mattina, quindi qua sono già tanti, fortunatamente in modus weekend. Niente, dai. Vi aggiorno durante il viaggio. Non ho preso il libro perché sennò mi toccava prendere la borsa più grossa. Quindi ho le cuffiette, un po' di musica, qualche video su YouTube e 3 ore sul treno voleranno. Speriamo. Ecco qua. Vi mando un bacio, ci sentiamo dopo. Non so se è troppo lontano, ma l'Aldi è già strapieno, raga. Non so se riuscite a vederle, potevo zoomare, ma fidatevi, è già strapieno. Io ne so qualcosa, lavorando nel supermercato, venerdì, giovedì, venerdì e sabato, che apriamo alle 7, c'è già la coda, raga, incredibile. E adesso ho visto l'Aldi pieno di macchine, penso ai miei colleghi da me. Tutti i supermercati più o meno aprono alle 7. Sì, sto aspettando il verde, volevo far vedere la nebbiolina sulla collina, eccola qua, si vede? Sì. È verde. Che brutto adesso però, cioè nel senso, pensate se rimane così tutto il giorno. No, ma è questa zona di Francoforte non c'è questo tempo qua, così umido e nebbioso almeno credo. Va bene. A dopo! Beh dai raga, sono le 7:40 e il pullman è qua. Adesso è andato lì che fa la rotonda e torna qua, quindi puntualissimo, perfetto, dai. Sono contento. Cominciamo il mio viaggio. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Chi comincia bene e partirà bene. Questa l'ho inventata io. Raghi, sono arrivato a Francoforte. No, non è vero. Sono a Regensburg in stazione, sono le 8 e 10 in questo preciso momento, mamma mia, ha spaccato il secondo, quindi perfetto. 8 e 27, anche il mio treno è perfetto. E quindi vedete che sono già arrivato, 200 metri, andrò al binario e
E poi si parte col super treno veloce. È da tanto che non prendo un Intercity. Ovviamente non li utilizzo perché ho il biglietto, sapete, l'abbonamento. Adesso è una cosa eccezionale. Allora ci sentiamo dopo. Eccoci qua a aspettare il treno. Ecco il mio. Mentre quello va a Praga, anche altra destinazione bella, ma ci vogliono 2 giorni almeno lì. Ecco qua. Mancano 7 minuti. Allerdings, wenn Ecuador auch Mein Name ist irgendwelche Alexandra Commerce zu sprechen Sie mich über meine diskutieren, dann sollte es Ingenieure. leiden. Wir wünschen Hauptsächlich Ihnen Ecuador eine kann man angenehme online Reise. vermutlich sieht unter Eiche aus. Raghi, sono arrivato. Qua c'è davvero tanta gente. Sono le 11:48, quindi sono appena arrivato. Mi stanno guardando tutti, ma tanto non mi conosce nessuno. Sembra strano perché sembra che ero ieri qua, che sono arrivato ieri, invece sono passati 3 anni. Adesso io vado subito a mangiare qualcosa, invece ho veramente fame. Poi andiamo verso il centro. Allora, appena esco dalla stazione, poi ci sono, diciamo, 500 metri un po' particolari, perché non è una bella zona, non è molto conosciuta purtroppo. Fuori dalla stazione è terribile, anche se è giorno, quindi non tirerò fuori il telefono. Poi in zona di sicurezza, diciamo così, vado, e vi filmo e andiamo in centro, che è decisamente più tranquillo. Adesso mi ricordo che l'uscita è a destra, c'è veramente tanta gente, ma a parte che è sabato, ma è inevitabile. Ok, quindi meglio che stacco, ci sentiamo dopo. Comunque l'uscita è qua di fronte, raga. A destra no, era l'altra uscita che non mi ricordavo. Ah, in queste cose c'è il clima natalizio. Sono i primi alberi, diciamo, di Natale che vedo. Carini. Ok, adesso esco e poi vi faccio vedere solo l'uscita, poi stacco e ci vediamo dopo. Un palazzone di Francoforte. Qua stanno costruendo qualcosa. Va bene, adesso meglio che metto il telefono in tasca e ci sentiamo tra poco. Tanto sento una manifestazione, qualcosa del genere. Chissà che sono qua vicino. Ah, eccoli qua, così vi faccio vedere, c'è la polizia. Sta passando adesso un corteo. Piccolino, non so di che. Cominciamo bene. È solo un gruppetto di persone, raga, non ne idea. Bene, siamo al sicuro. No, era solo il pezzo della stazione, ovviamente, che non c'è gente molto carina, insomma, tirare fuori i cellulari e robe così.
filmarli non è il caso, ma adesso siamo passati. È giusto, sono giusto quelle 3-4 strade lì, chiamato anche quartiere a luci rosse, insomma. Ma adesso noi ci guardiamo qualcosa di bello. Praticamente a destra c'è la stazione, ho fatto il giro largo, a destra c'è la stazione e a sinistra c'è il centro, però è una bella camminata e ci sono tipo 600 metri così, proprio il centro centro. Però comunque è bello. Adesso io vado subito a sinistra e a destra ci troviamo la station. Dritto in realtà c'è già il fiume con lungo la passeggiata, però la facciamo dopo. Il tempo non è che sia bellissimo, raga. Non fa freddo, sono 17 gradi, ma è grigio, c'è anche un po' di vento. Allora adesso guardate quanti corrieri, questo è il Volt. Peccato che non c'è Regensburg, ma non c'è Regestauf. Consegna un po' di tutto. Allora lì abbiamo la stazione e io vado da questa parte verso la città, insomma. Adesso, raga, che praticamente è l'entrata al centro, si può dire, questo edificio altissimo dietro gli alberi era la sede fino a 10 anni fa della Banca Centrale Europea. Adesso si chiama Eurotorre, dove c'è il famoso simbolo blu che di notte è illuminato, stasera ve lo farò vedere, dell'euro. E io avevo detto che questa era la sede della Borsa Europea. In realtà non è così, è da un'altra parte dove c'è il toro, mi sembra, ma non l'ho mai vista sinceramente, non so dov'è. Qua c'è anche l'opera. Ecco, da qua arriva il bello della città, qua ci sono i palazzoni. Questa è l'Eurotorre praticamente, laggiù si vede l'euro. Adesso ci arriviamo, devo attraversare il semaforo lì, i corvacci che mangiano il kebab. Guardate, buon appetito, non mica hanno paura, eh. Avete trovato qualcosa da mangiare? Sì, che mi stanno inseguendo, sono peggi, qua ci sono i corvi malefici. Allora là dritto si va lungo il fiume, ma facciamo dopo. Adesso io vado qua a sinistra che c'è, faccio vedere l'euro e poi appunto continuiamo la passeggiata. Devo aspettare il semaforo. Ok, è diventato verde, vedete che anche qua i colori sono autunnali, è molto verde anche abbastanza come città, è tanto turistica anche in questo periodo. Ovviamente qua i suoni sono quelli della città, tra ambulanze, tram. Lì c'è una bella fontana. Ed eccolo qua. Il famoso euro. I giapponesi sono peggio di me. Piccioni. Mi fa sempre curiosità, raga, in mezzo alle modernità rimane sempre qualche edificio un po' più antico. L'ho visto in tante città questo. Comunque è veramente alto anche questo. Non come quello di prima, che è verso la stazione. Beh, siamo in mezzo all'Europa. Io che tiro fuori queste perle. Giuro non vi faccio vedere solo grattacieli, eh? Adesso è solo che non è che ne vedo tanti a dove abito io. Ecco qua, ci avviamo al centro. C'è una zona molto bella, antica, con tutte le casette colorate, gli edifici colorati più che altro, delle chiese,
molto famoso il centro di Francoforte, dovrebbe essere anche protetto tipo quello di Regensburg dall'UNESCO, però non sono sicur, ma sono sicur che bello. C'è la bandiera italiana su questo hotel. Dicono che è la città più pericolosa della Germania, Francoforte, ma io dico, quale città grande non è pericolosa? Già Regensburg sta diventando, insomma, lì, anche lì zona stazione alla fine, sta diventando quel che è, quindi basta stare attenti, se non cerchi nessuno, nessuno ti cerca, e quindi io la vedo così. Prima mi sono mangiato un panino con la cotoletta e i piccioni che mi volano sul viso. Panino con la cotoletta, una cotoletta milanese di Francoforte. E adesso mi servirebbe un bel caffè. Anche se il panino con la cotoletta all'istazione l'ho pagato 5 euro e mi è rimasto qua sullo stomaco, però vediamo se... Comunque ci sono italiani anche qua, tanti. E mi sento parlare. Che stavo di? Non mi ricordo. Ah, mi servirebbe un bel caffè. Spero non a 5 euro, insomma. Questo negozio è andato in fallimento da noi. Si vede che è ancora aperto qua. Comunque questi due ragazzi sono romani. Facevo i romani con l'accento sarda. Vedete che li passo davanti, se che non mi sentano. Assolutamente accento romano. Adesso giro di qua. Ah, andiamo verso il di là. Da là io posso in teoria da toccare Fifth Income Sales, okay. Non so cosa stanno dicendo. E poi c'ho Malvin che parlano di lavoro. Di qui. Sì, è di qui. Sì, ma è una bestia. Di colpo due. Ma vedi cosa sta. Comunque ho troncato in pieno perché sono toscani, adesso che erano a semaforo vicino a me, sono toscani e parlavano di economia, quindi noi. E babbo, beh, come non parlare di economia a Francoforte? Ma solo io vi faccio queste visite guidate. Adesso c'è questo scalone, se non mi ammazzo. Ok. Ah. G Digital Tracks. Non ho idea di cosa sono. Stanno preparando qualcosa, non lo so. Una volta sopra quel negozio lì, aspettate, questa cupola qua, c'era un mega gelatone e avevo fatto la fotografia, cioè avevo filmato le mie vlog qua a Francoforte. Adesso l'hanno tolto, forse si è sciolto quest'estate. Ogni tanto mentre filmo scatto qualche foto, che è più facile, anche se viene di qualità minore, con la foto direttamente ovviamente viene più bella. Volevo andare lì vicino, ma si vede che ha piovuto anche qua, preferisco passare nel pulito. C'è tipo il fango, guardate. Ci sono, sa che è la via dei negozi di lusso tra Prada, Louis Vuitton, eccetera eccetera. Di là c'è Ferragamo. Volevo capire chi è questo,
l'ex presidente di Francoforte? Ah, Goethe, ma dai, è Goethe, raga, ma Goethe era di qua forse. Io ignorante come una capra islamica. No, questo devo cancellarlo, una capra tibetana. Questo è Goethe comunque. Ah sì, pomellato, esatto. Qui c'è la via del... si chiama anche Goethe, Strasse Goetheplatz, perfetto. Abbiamo capito che è tutto dedicato a Goethe. E qua, sì, ci sono i negozi di lusso. Massimo Dutti? Massimo Dutti? Non lo conosco. Bene. Ah, lì c'è una chiesa che tra l'altro mi sembra che era la chiesa di San Paolo. Se non è quella, è una vicino. Ma che belle queste sedute con tutte le piante, sono delle panchine. Che forte! Quanti picci! Mi stanno dando da mangiare perciò. Ovviamente c'è la metropolitana a Francoforte che mi servirà dopo magari per tornare verso l'hotel, che è zona stazione ma dietro. Però ecco, avete visto che è veloce, praticamente da qui adesso che attraverso c'è proprio il centro con i negozi eccetera eccetera. Questa è la fermata Hauptwache o Hauptwache, scegliete voi la pronuncia. Grill e crepes. Qua c'è un mercato di Natale, raga, spettacolare. In questa, qui in centro, insomma. Credo che comincino metà novembre. Forse qualcosa anche prima. Un po' in tutta la Germania, ovviamente. Ecco, qua c'è Dolce Espresso Bar. Sarà buono? Vi farò sapere. Gelato dolce italiano. I palloncini. Camminando mi sta venendo caldo, raga. Controlli ovviamente, poliziotti in tutta la città sempre. Wow, che cani. Oh mamma, che grossi. Guardate qua. Guardate il tipo con la piuma in testa. Che grossi. Sì, mi sta venendo caldo camminando perché c'ho giù un bottone. Adesso magari lo apro perché non c'è vento, cioè non c'è rischio che prendo qualcosa. Avete visto mai un negozio indiano? Ma non indiani dell'India, indiani americani di pelle rossa, guardate. Arizona Gallery. Ci sono gli animaletti là, che bellissimi. Fatti di pietra, li vedete? Ma questo non l'avevo visto l'altra volta. Beh, 3 anni sono passati. Questo è sicuramente Botero. Li ho visti anche in un'altra città. No, Willy Smith, che non è l'attore. 1977. Ero convinto era ispirato a Botero, vabbè. Certo che io ne azzecco tutte, le azzecco tutte proprio. Mi sa che a Bamberg li ho visti però i Botero. Oh, anche qua, caffè italiano, Monza, di là ce n'era un altro. Raga, sono le 12:25 di sabato, io immagino cosa ci sia qua alle 3 di pomeriggio. Entweder der hat Geld oder
Eigentum dabei, wenn nicht. Se vuoi parlare più forte, telefono, guarda, che non ti sentiamo. Ah, che bello qua. Ecco, qua c'è lo sfondo dei grattacieli. Qui c'è l'antico. Oddio, anche Francoforte è stata rasa al suolo, è tutto ricostruito. Cioè, penso l'80%, raga. Bello però questo. Questa... è stato un macchinone. Questa è l'Alte Oper, praticamente anche questo è il teatro dell'opera. Che contrasti, eh? Bello questo gazebo. Non so se Francoforte raggiunge 1 milione di abitanti, credo di sì. C'ho una Vespa che gira intorno, non quella a motore. Bella anche la fontana. Adesso devo guardare la mappa per vedere, credo che devo andare di là, perché sono venuto da là dietro, quindi non mi ricordo sinceramente, raga, tutte le strade. Credo proprio di sì. Direzione giusta. Io l'ho aperta la giacca perché sta anche uscendo il sole, poi rischio che sudo troppo e... poi veramente quando caldo l'apro è peggio, quindi almeno la tengo aperta e non sudo. Ecco, un discorso che fa non fa una piega. Ah, avete visto che ci sono tanti posti verdi? Verdi che ci stanno diventando dei colori autunnali, ma che bello! Mi piace. In effetti, se venite da novembre in poi, ormai sì, non ci sono più questi bei colori, nel senso che è veramente ottobre così. Ottobre è il mese dei colori più belli. Vedo, ah, c'è un laghetto qua. Raga, c'è un laghetto! Bello tra l'altro, se hai un appartamentino qua, 6.000 euro al mese. Perché si vede che è una zona più tranquilla. Allora, o è un laghetto o è una fontana gigante. Vediamo, c'è acqua comunque. E le ambulanze saranno il mood di questo... no, sì, di questo vlog. Non è un'ambulanza, è la polizia. Perfetto. Quindi tra ambulanza e polizia sapete già, eh? Ma che carino! Vedete, questi posti non me li ricordo. Si scopre sempre qualcosa. Carino sto parco. C'è una torre fiabesca in mezzo ai grattacieli che io ho cercato su internet e mi dice che è una, cioè, del 1968, ma la sua funzione sinceramente parla del ristorante che c'è sotto. Ho diventato un ristorante tutta la torre, raga, la torre, ma ho cercato informazioni e non ho trovato nulla. Comunque bella, soprattutto un bel effetto in mezzo a tutte queste cose varie, tra grattacieli e altre palazzine, insomma.
particolare. Io sto seguendo Maps perché non mi ricordo, anche se ci sono le indicazioni. Eh sì, sicuramente qua. Anche lì c'è un altro, un'altra cosa strana con quelle cose di alluminio. Magari se passo dietro vi faccio vedere. Mi sembra strano andare in giro in maglietta. Sì, mi sono tolto il giubbotto perché c'è caldo. C'è tanta gente in magliette, sono. Anche avevo il giubbotto fino a poco fa, ma questo è veramente, veramente caldo. Ah, questo è il ristorante della torre, vabbè. Questo è un altro hotel. Qua c'è un tipo un altro parchettino, c'è una chiesa dietro. Sono a ridosso del centro, eh. Dopo andremo nella via dello shopping. È proprio il centro storico anche dopo. Carina. Questa si vede che è antica, eh. Raga, il telefono facendo i video si scarica in una maniera, però ho il caricabatterie portatile pieno, quindi faremo questa passeggiata prima di andare in hotel verso le 4. Anche perché io devo portare sul fiume, che è molto bello. Guardate che bella questa rotonda, adesso ci arrivo, eh. Comunque un quiz, siccome siamo a Francoforte sul Meno, come si chiamerà il fiume che vedremo dopo? Avete 3 secondi per rispondere. Guardate che bella, tutta colorata. Ci faccio anche la foto. Eccomi raga, guardate che bella giornata che è uscita. Questo è proprio il centro nuovo di Francoforte. Si vede dalla gente che c'è. C'è anche il mercatino, andiamo a vedere. Dopo andremo al centro antico, centro storico, e poi al fiume. Qua non si potrà camminare, immagino, dalla gente che c'è. Ah, mercatino della alimentare. Più avanti c'è anche il centro commerciale. Questo posto mi ricorda tanto quando, forse chi è nuovo del canale non si ricorda, Mirko, il mio amico, faceva il pizzaiolo qua 2 anni, è stato qua, quindi sono venuto a trovarlo. Ci abbiamo passato il capodanno anche qua. C'era il mercato di Natale e tutto. Guardate quanta gente c'è. Ci sono dei profumi, raga. Secondo me quando, con 5 euro ti mangiavi una tonnellata di roba. Oddio, c'è la coda nei chioschetti, eh. So che state vedendo solo gente. Diciamo così, stanno bevendo e mangiando. Esco dal mercatino e riprendo di nuovo, eh. Sì, era un po' un bordello là dentro. Usciamo. Se mangia solo. Ah, ecco qua. Questa è la via principale. È molto iconica perché la vedete in tutte le cartoline, in tutte le insomma, souvenir. Noi andremo qua dritto, però c'è anche questa strada che è molto bella, la conosco. Magari pronto di sera ripasseremo qua poi. Allo? Habe ich keine Zeit, sorry. Non so cosa mi hanno chiesto, loro hanno fermato per firmare qualcosa. Adesso passo qua in mezzo, mi piace molto questo viale. E ancora c'è qualche foglia, io sono venuto e era proprio spogliato. Appunto, ripeto, a novembre. E
Sono le 13, se volete sapere, è ancora prestissimo. Qua ci sono grandi negozi. C'è Primark. Primark ormai è dappertutto. Questo è anche un negozio, ma la roba costa molto. Qui ci abbiamo anche bevuto il caffè una volta. Bershka è arrivato prepotente in Germania, raga, e non c'era prima. L'uomo dei palloncini. Guardate l'aspirafoglie immondizia. Questo macchinario, un aspirapolvere gigante, che forte. E quello tira su tutto, sigarette, foglie, carta. Ah, ecco Primark. Questo è la famosa, il passeggio, o la vasca si chiama da qualche parte. Entweder hast du eine Fahrrad oder ne? Un'altra fontana, Dunkin' Donuts. Wow. Una bella ciambella, raga. Vedete che di là c'è la stazione? Dove c'è lo skyline, i palazzoni, c'è la stazione. C'è la schiuma, qualcuno ci ha buttato il sapone. Ah, ecco la chiesa lì, c'è il centro storico. Questo è il centro commerciale che vi dicevo, e d'inverno ci sono le renne sopra, aspettate. Faccio vedere. Nel periodo di Natale ci sono le renne qua tutte illuminate, giganti. Ci sono tanti negozi. C'è New York. Ma io non devo fare shopping, raga. Sapevate che in Germania c'è il negozio fisico di Zalando? Essendo tedesca. Ma abbiamo anche Benetton. Ci sono tanti negozi Benetton in Germania. Non so chi mi ha detto che in Italia non ha più negozi fisici, ma non credo. Fatemi sapere voi. Mi sono sempre piaciuti i maglioni da uomo della Benetton. Non ne ho mai comprato uno. È perché i prezzi, insomma. Qua suonano. Hare Krishna. Non penso che sia musica da copyright, no? Esiste su YouTube. Qua c'è un tipo che mi ha rubato la pettinatura. Per farvi vedere che c'è tanta gente in maglietta, che non scherzavo, che non sono io in calore. Oddio, un po' così, vabbè, ma quello sono dettagli. Adesso, qua c'è una chiesa impacchettata, adesso mi devo di nuovo, devo chiedere aiuto a Google Maps, ma credo stia andando nella direzione giusta. Raga, non sto filmando ogni secondo, faccio vedere insomma le parti più interessanti, così una passeggiata con voi, se no rimango tutto il giorno con il telefono in mano.
tutto il giorno, in un'ora ho fatto il giro della città, no, ma ce n'è ancora. Quindi adesso stacco e appena arrivo centro storico, la famosa piazza Römer, ci sentiamo tra poco. Danke. C'è la Madonna di Lourdes qua, raga. Non so se vi siete accorti che entrando in chiesa mi si è incastrato il filo del caricabatteria che c'ho qua, vedete? Sulla porta, mamma mia, che figura. Bar italiano. Sono entrato in centro storico. Adesso sono curioso di vedere questa chiesa, almeno da fuori, perché mi ricordo che si chiamava San Paolo. Adesso giro un attimo qua, esco da quella marea di gente. Ce la faremo? Sì. Vediamo un po', se mi ricordo bene. Ho sentito altri italiani. Allora. Io sono sicuro che c'è, però non so se è questa. Comunque tanto devo andare perché è un bel posto. Faccio vedere. Molto particolare. Sembra quasi fatto di legno questo. Angolino mi piace troppo. No, mi stavo sbagliando con qualche altra chiesa, raga. Perché questo adesso Museo Nazionale, c'è stato il Parlamento qua, sto proprio confondendos. Se non è chiuso si può entrare, adesso vado a vedere. Si può passare, raga, è aperto. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Comunque questa è Paulplatz, è la piazza di Paolo, raga, ci avevo ragione in qualche modo. E allora deve essere da qualche parte. Non potevo non ricordare il mio nome, il mio santo. Ah, è un cortile interno.
Ecco Romer Platz, piazza storica del cuore di Francoforte, antica. Un super salsiccione. C'è un matrimonio, questo è il municipio. Stanno sposando, raga, beh, oggi è sabato. Guardate che bella. C'hanno la musica ma non si sente, speriamo. Se mi rovinano questo pezzo, proprio adesso. Staccate. Ah no, è uno che canta, un tipo strano, non è il matrimonio. Aspettate, vedete? Ma dai, YouTube perdonami, andiamo via, va. Questa è la fermata Romenberg della metro. Tutti i locali. Questi fanno parte del matrimonio, secondo me, oppure un'altra festa. Tutte le viette del centro storico, raga. Avete visto che differenza dalla zona stazione a qui, a quella un po' moderna? Gli artisti di strada, raga, non posso dirgli di non suonare. Bravo quel ragazzo col violino, però. Non so se si può entrare qua. Tutto rosso, pietre rosse, raga.
bello, particolare, raga. Qua, se mi ricordo bene, ci sono dei resti romani. Vi faccio vedere. Tipo un po' a Regensburg, esatto, le mura. Sì. Dove sarà Regensburg, c'è un parcheggio. Vedete? Andiamo a vedere. Sacrum Palatium. C'è il museo archeologico, che bello. Ho trovato la sposa! Cosa vinco? Che carini! Bianchi e neri! No, ma dai! Che forte! Viva i colori, raga! Viva tutto il mondo, tutte le razze! Si sono fatti la foto con loro, raga! Sono davvero particolari. Che carini. Adesso noi ci sono, raga, mille altre strade al centro storico, quelle piccoline, ma io vado magari più tardi. Adesso voglio portarvi con voi, continuare questa passeggiata. Arriveremo sul fiume. Guardate, queste sono tutte in legno, raga, che particolari. Famosa anche questa piazza. Anche là dietro continuano tutte le stradine. Intanto sono quasi le due. Questo vi ho già detto che è il comune. Questa è la vecchia chiesa di Nicolai, San Nicola, quindi. Anche questa, che bella. Qua c'è la scuola dell'arte, qua in mezzo. Proviamo a entrare qua. Sembra piccolina. C'è un po' di gente, non lo so. È piccolina, raga, mi sono affacciato. Giusto una cappella. Qua suonano di tutto. Andiamo a vedere l'orsetto. Questo l'avevo già visto, me lo ricordo. Aspettate che c'è il furgoncino. Il negozietto degli orsi. Già addobbato a Natale dentro, ovviamente. Pagliaccio, che forte!
Qua c'è il museo storico. Anche Francoforte, raga, come musei ce n'è di tutti. Io avevo visitato quello di storia naturale ed era veramente bello. C'era un intero scheletro di dinosauro, il primo che ho visto della mia vita. Era bellissimo, gigante. Ecco qua, forse già vedete i traghetti. Adesso poi saliremo sul ponte, faremo la passeggiata sul Meno, non sopra l'acqua ovviamente, perché sennò c'è una persona più importante che l'ha fatto. E questo è il lungo fiume. Laggiù c'è un'altra bella chiesona. Qua ho visto i fuochi d'artificio, un capodanno di qualche anno fa, proprio in questo ponte in cui saliremo adesso, e avevo anche quel video. Ma uno spettacolo così, raga, mamma mia, non lo potrò mai dimenticare. Sto pensando, raga, se fare... Ah, guardate le piene dell'acqua. No, ma fino laggiù non credo. Sto intrecciando il traffico. E può essere, secondo me sì, ma incredibile, così alto è possibile. Stavo pensando se fare un giro in traghetto, raga, adesso magari vedo più tardi. C'è tanta gente. Eccoci qua sopra. Un grande fiume. Il ponte dei Lucchetti. Guardate quanta gente che si sale sul traghetto. C'è la coda fino a là. Strano che c'era questo cielo nuvoloso, peccato. C'è anche vento qua sopra, mi devo mettere la giacca. Se no. Sta passando la nave. Eccola qua, facciamo una bella foto. È enorme, mamma mia. Ah, mi ricordo questa qua, avevo visto che c'è le stanze da letto sotto. Questa qua secondo me fa viaggi più lunghi. È enorme. Adesso piano piano sono sceso. Anche dall'altra parte è bello, eh. Adesso sono sceso piano piano, sono le 14 come dicevo, vado verso l'albergo che in teoria dalle 3 è pronta la mia stanza, quindi mi do una sistemata e poi dopo riesco, così stasera con le luci qua è bellissimo, vi filmo poi, se riesco ovviamente, ma perché no, vi filmo la sera, la passeggiata serale. Adesso io continuo da solo, senza di voi, raga. Continua a passeggiare. Ah, vediamo i prezzi qua. 15 euro per il traghettino, che non è tanto, non l'ho mai fatto, non lo so, ci penso dopo.
sono ancora io, ovviamente non è sera. Sto facendo ancora la passeggiata fino di nuovo all'hotel. Fino, non sono ancora andato. Per la cronaca mi sono rimesso la giacchetta perché qua vicino all'acqua c'è vento, a differenza del centro ovviamente. E allora volevo ancora salutarvi. È quasi carico il telefono, così per il resto del giorno ce l'ho. Ci sentiamo dopo, non scappate, eh? Guardate che bella. Sì, lo so che vi dico ci sentiamo stasera, ma io cammino e vi ho detto, quando c'è qualcosa che mi attira vi faccio vedere anche a voi. È bella questa, con tutte le vetrate. Sono veramente grandi, mamma mia. C'è il ristorante sotto, i riflessi forse voi non vedete. Bel condominio. Conoscete queste bici? Sono come monopattini, vanno a credito. Comprate un credito e poi le fate partire e le mollate dove volete. Mai usata. Città va vissuta a piedi, secondo me. Ah, comunque avevo detto, torno in metropolitana, ma non c'è bisogno, guardate. La passeggiata è abbastanza piacevole, non è lunga. Sono quasi arrivato all'hotel, poi faccio il room tour. Guardate che bello hotel particolare. Adesso sto aspettando l'ascensore. È tutto decorato con queste pietre colorate. Allora ragazzi, vi faccio il room tour della camera. Devo dire carina. Dai, piccolina ma carina, per una persona. In realtà c'è un letto grande. Allora, prima vi faccio vedere il corridoio. Però, vedete? È tutto decorato con queste piastrelle colorate. Ecco, la luce si è accesa. Vedete? Tutto giù, ma l'entrata è bellissima. Ok, io sono la 512, se volete venire a trovarmi. Allora, comincio con... Mo si chiude la porta. Qui... Subito come entriamo c'è uno specchio enorme, che è un armadio praticamente. Ho appeso la mia giacca, questo è un armadio gigante. Ecco qua, molto rumoroso. Poi qui c'è la TV. Questa è la porta di entrata ovviamente, con l'armadio specchio. Poi c'è questa cosa qui, che vi faccio vedere dopo cosa serve, incredibile. L'ho visto nelle foto, ho detto, ma che cos'è sta roba? No, ma qua si può cambiare colore a qualcosa? Non lo so, raga. Si illumina qualcosa, secondo me. No. Devo guardare dopo. Mi sa che c'è LED da qualche parte. Sono proprio curioso. Dopo vi faccio vedere. Allora, giro. Questo è il lettone. Bello grande, sì, l'ho già provato, è bello comodo. Qua c'è una finestra che, grazie a Dio, non dà sulla strada perché è un po' casinosa la strada. Quindi ci sono i palazzi, ma chi se ne frega, c'è silenzio. Poi qui abbiamo una scrivania, la sedia. Abbiamo un frigo, però non c'è niente. In compenso c'è... No, mi dite che caffè? Sì, ve lo faccio subito.
caffè, che non so come funziona, il bollitore d'acqua. Scusate, ma non c'è la macchinetta per il caffè. Aspettate un attimo. Ah no, sì, è il latticino. Però il caffè è questo, quello solubile, che scemo, con l'acqua calda, bene, bene. Allora me lo faccio subito, mi bevo questo caffè così risparmio. E mi sembravano le capsule del caffè, ma poi ho detto, ma in effetti non c'è la macchinetta, va bene. Comunque, questa è la mia stanzina, è piccolina, ma vi ho detto, per quello che ho pagato, va benissimo. Soprattutto il letto comodo per una notte, ma secondo me qua ci sta anche bene 2-3 notti. E poi il bagno, raga, con una bella doccia. Ok, questa è la doccia. Ecco qua. Il WC, un grande specchio. Poi ci sono tutti i prodottini per farsi la skin care. Gli asciugamani, ovviamente. Questo che utilizzerò sicuramente, il fono. È un piccolo lavandino, io mi lamento del mio lavandino piccolo, ma questo è ancora più piccolo, vabbè. Quello è, diciamo, il tappetino che si mette quando si fa la doccia. Niente di che, raga, c'è un grande soffione. E vabbè, va bene così. Cosa c'è scritto qua? Ah sì, se mettete quelle a terra loro le ricambiano. Se le appoggiate sul coso, questo qua, il porta... come si chiama? Porta... ditelo voi? Mannaggia, il porta asciugamano vuol dire che sono pulite, non devono cambiarle, ma io vi ripeto, sto solo questa notte. Ecco qua la mia camera room tour, che è durato 2 minuti, raga. Ci sentiamo stasera, io uscirò, farò un'oretta, adesso mi faccio una doccia, mi faccio quel caffè, mi faccio il caffè, poi mi faccio la doccia e poi si va a passeggiare. Ciao. Ecco raga, aspettate. Guardate a cosa serve questa cosa per fare. Mi viene da ridere perché io l'ho vista nelle foto. C'ha le ruote per fare colazione a letto o mangiare a letto. Insomma, adesso ci vogliono due mani per spingerlo dal centro e scorre. E questa cosa qui che è strana. Adesso io la spingo di nuovo dall'altra parte. Ma ecco, vedete che mi servono due mani perché sennò va solo da un lato. Insomma, lo rimetto nel muro e devo scoprire questi, raga. Perché in teoria si illumina qualcosa. Ho spento la luce. Non lo so, raga. Forse è la TV? Ah, ma devono essere i LED della TV, raga. Aspettate che l'accendo. Beh, i LED, raga, non li so far funzionare. Non funziona niente. Pazienza, ho acceso la TV. Che ovviamente ad oggi funziona. Ci sono anche là. Non ne ho idea. Va bene, peccato. Volevo che si illuminasse tutto di giallo, di verde. Ma non ce la faccio. Guardate il caffeuzzo fatto. Che voglio di più? Beh, una doccia e poi mi preparo per uscire. Aspetto la metro, raga. Si torna in centro per la passeggiata serale. 5 minuti passa. Scusate, c'è scritto armi vietate dalle 8 di sera alle 5 di mattina. Cioè praticamente si possono usare di giorno, questa non l'ho capita. Aiutatemi. Sta tramontando il sole a Francoforte. Ancora presto. Sono le 18:30, quindi non è ancora buio, raga. Ho fatto un altro giro in centro. Adesso devo cercare qualcosa da mangiare, ho visto una bella pizzeria. Altri gruppi di italiani, ne ho incontrati tantissimi. Sì, dicevo, ho visto una bella pizzeria, poi magari verso le 8 così ci vado. Perché oggi ho mangiato solo un kebab. E quel panino con la cotoletta appena arrivato. Un po' caruccio, quindi una bella pizza ci sta. Sto guardando un po' le recensioni, insomma. L'imbarazzo, c'è l'imbarazzo della scelta, ovviamente, però ne ho scelta una, vedremo. Guardate cosa ho trovato.
voglio provarlo assolutamente. Raghi, buonasera, è buio, sono quasi le 8, sto andando a quella pizzeria, che praticamente tanto la strada è quella, e dopo la piazzetta dove c'è l'Euroblu, e così ve lo faccio vedere illuminato, ci tenevo. Adesso sicuramente è tutto fulminato, non è acceso, qua c'è gente che sta a magna, oggi è sabato sera, immagino poi si animerà tutta la città. Io vado a mangiare questa pizza, poi mi faccio un altro giretto, penso che massimo alle 10 sono a casa. Io sono ritornato ancora una volta in hotel, che sono andato al bagno, ho approfittato che ero, poi, che ero ritornato indietro, e adesso se magna, c'è una fame raga. Ogni tanto, raga, mi tocco i pantaloni dietro perché se ho portafoglio non ce l'ho, mi viene un colpo, ma in realtà me lo sono messo nella tasca interna della giacca per sicurezza, insomma. Ma non solo perché sono qua, in generale quando esco. Adesso d'inverno. Ah, questo locale, vedete, me lo ricordo, stanno preparando, guarda, è strapieno, adesso verso le 10, le 11 di stasera sarà pieno. Mi ricordo a Capodanno e anche un'altra occasione che era... era pieno, locali notturni insomma. Guardate che bello. Eccolo qua. Ah, ma guarda, ma no, non ci posso credere, guardate le ultime stelle là sotto, è veramente fulminato. Ma io c'ho... ma io c'ho una sfortuna, raga. Ho detto, adesso vado lì, sono fulminate, ecco, lo vedete a metà, mi dispiace. No, solo io, raga. Mi stanno facendo anche le foto, ma in mezzo... ecco, sarà un segno del destino che l'Europa si sta sfasciando in generale? Mamma mia, non è possibile, raga, io mi viene da ridere. Io continuo la passeggiata, vado a mangiare e forse ci sentiamo poi in camera per la chiusura del vlog, non lo so se filmo ancora perché la batteria è al 24%, ho una paura che non mi arriva a stasera, non voglio stare in giro senza telefono, mi capite? E allora ci sentiamo dopo in camera magari, eh? Raghi, sto tornando in hotel, sapete che è dietro la stazione, approfitto per farvi vedere la stazione illuminata. Era buona la pizza, ma l'ho mangiata veramente veloce, che come altre volte non ve l'ho fatta vedere, ma una pizza. Qua ci sono feste, ci sono pub pieni. Adesso faccio l'ultimo giro e torno in camera. Raghi, eccomi in camera, è finita la giornata, è stata bella, una bella passeggiata che per la maggior parte del tempo anche l'ho passata con voi, non per la maggior parte no, ma tante ore le ho passate con voi a passeggiare, e sono arrivato appunto in camera, adesso mi faccio di nuovo una doccia perché ho camminato tanto oggi, raga, ho fatto 20.000 passi, però è stato bello, ci voleva proprio per staccare ragazzi, per uscire dalla routine, come se fosse una mini vacanza insomma. Mi sono sentito così, insomma. Insomma, quante volte dirò insomma prima di andare a dormire? Insomma. Grazie di tutto. Io perché chiudo il vlog questa sera? Intanto perché poi faccio il ritorno a casa e tutto quanto domani. Poi domani è un bel viaggio perché facendo il viaggio con i regionali devo cambiare un paio di volte. Niente di sconvolgente, però mi metto lì così edito anche questo vlog in treno. Tranquillo, così lo faccio uscire domenica sera. E spero che staremo insieme. Bene, adesso vado a farmi una doccia, raga. Vi mando un bacione grande. Vi ringrazio per aver passato questa giornata un po' particolare insieme a me. Vi voglio bene. Lasciate un like, un commento, mi raccomando. Condividete il video anche se qualcuno vuole andare a Francoforte. Ditegli, guarda, Paolino c'è stato. Ti faccio vedere. Ti faccio vedere la città con i suoi occhi. E, tra l'altro, questo forse sentite il bagno, c'è la ventola, fa un po' rumore. Non ci ho pensato.
a chiudere la porta effettivamente. Che luce che c'è in questa camera? La voglio a casa per fare i video. La voglio a casa per fare i video, raga. Quindi vi mando un bacione grande. Adesso mi faccio la doccia di nuovo, accendo un po' la TV, mezz'oretta, poi guardo l'itinerario dei treni per domani e noi ci vediamo con un prossimo vlog martedì sera sicuramente. Vi mando un bacio, grazie ancora e ci vediamo presto.